Vangelo del giorno di domenica 23 dicembre 2018, quarta domenica di Avvento, anno C. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nell'incontro tra Maria e la parente Elisabetta, il tema principale è quello della gioia. Elisabetta gioisce per aver visto la promessa compiersi. Giovanni il Battista sussulta nel grembo per la presenza del Messia. Maria gioisce per l'opera di Dio. Nell'accoglienza di Gesù si trova la vera gioia, come ci dimostrano questi personaggi. Ogni uomo desidera la felicità, tanto da essere portato, spesso, a ricercarla con tutte le forze, anche per vie sbagliate. La Vergine, Elisabetta e il Battista ci fanno scoprire però che la vera gioia nasce dall'incontro con il Signore. Per questo, nei nostri esami di coscienza, possiamo considerare anzitutto dove andiamo a cercare la gioia, per poter poi affermare in cuor nostro che la vera felicità la si trova solo in Dio. Le nostre vite spesso sono ingarbugliate perché la ricerca ci conduce per vie impervie, nella convinzione che tanti idoli, tante cose, tante esperienze, tante distrazioni possono renderci felici. Questa però è una felicità effimera, non duratura. Solo l'esperienza di Dio, l'incontrarlo, lo stare con Lui, il servirlo, possono donarci la vera felicità.